Bene ragazzi, buongiorno, siamo qui oggi con un nuovo video. In questa fantomatica puntata andremo a sostituire la centralina Spark Evo che ha fatto il suo lavoro egregiamente, non ha ancora grippato peraltro dopo tanti chilometri, e andremo a montare questa nuova centralina aggiornata 18.0, 20.0 quant'è non sappiamo. Come si chiama? Spark Evo 0 CDI. Ok, che vuol dire consiglio di amministrazione, no? Cosa vuol dire? Vuol dire accensione a scarica capacitiva, in inglese okay. Capacitive Discharge Ignition. Ok. E praticamente questa è l'evoluzione della vecchia centralina Spark Evo 0 Basic che vedete qua montata, di cui Pizza ha già fatto recensione sul suo canale. Direi comunque ha fatto il suo lavoro egregiamente. Ha fatto il suo lavoro, le sue ore, i suoi chilometri, giusto? Esatto, e continua a farli, li ha fatti anche poco fa, abbiamo fatto il test della velocità per vedere quanto faceva col GPS. Esatto, giusto anche per fare una comparazione esatto. Con questo nuovo modello, che appunto a differenza di quello vecchio, questo è un modello prettamente racing, che serve, è stato progettato per sicuramente aumentare le prestazioni e aumentare anche l'affidabilità. Le prestazioni in quanto cambiando il tipo di funzionamento da accensione induttiva come il funzionamento originale su cui si basa la Spark Evo 0 Basic a funzionamento a scarica capacitiva abbiamo che abbiamo un'energia di scintilla molto più forte, più intensa, e quindi questo permette di garantire regimi di rotazione più elevati. In più abbiamo la possibilità tramite questo trimmer che vedete qui di andare a introdurre un ritardo sull'anticipo fisso, e quindi questo permette al motore di avere un allungo maggiore, certo, e mantenendo comunque bassi regimi una buona coppia perché si mantiene l'anticipo originale. Okay. Inoltre questa centralina garantisce anche prestazioni superiori in termini di affidabilità, in quanto è predisposta per il funzionamento sia puntine che senza puntine, quindi anche per chi ha l'accensione elettronica. Diciamo, nasce per i motori per puntine, puntine chiaramente. Però per chi vuole totalmente eliminare le puntine, questa centralina è in grado di farlo. Ok, sì. E praticamente dopo vi faremo vedere come si collega un sensore di nostra progettazione a questo connettore che va a sostituire in toto le puntine. Ok, perfetto. Per chi parte da un motore completamente originale, quindi non ha installato la centralina Spark Evo 0 come quella che ho montato attualmente, metterò in descrizione e alla fine del video il filmato in cui spieghiamo come installarla, come collegare tutti i cavi correttamente e anche come settare correttamente le puntine. Esatto, mentre per chi monta già come Pizza la versione Basic, come vedete qui, il collegamento si modifica come vi faremo vedere tra poco, e sostanzialmente si mantiene tutto il collegamento fatto in precedenza all'interno del motore, quindi è molto veloce come molto procedura, veloce, esatto, molto semplice, e c'è solamente un passaggio in più da fare per il collegamento di un quarto filo, ma si ricava semplicemente dei fili che sono già esistenti. Dopo vi facciamo vedere cosa c'è dietro questo filmato. Qua ci metti Benny Hill qua. Ve lo lasciamo per la fine questo, perché adesso non è il momento, bisogna essere seri. Mi dai una 8 che svitiamo? Una 8? Sì. Allora, eccola qua. Penso che è un pochino piccola. Esatto. Togliamo la big massa. Sì. Prendi il cricchetto, forse vai meglio. Ah, va bene così. Ce la fai? Sì. Ok. Sai cosa ci serve? Oh, si è spenta. No, sta registrando. Allora, qui abbiamo il filo delle puntine che è il bianco, quindi ci sono solamente le puntine collegate, e il filo nero che è il filo della bobina interna dello statore. Ok, ora andiamo a collegare. Oh no. Ovviamente rondella. Oh no, rip. Aspetta, ci vuole l'aiutino. Ecco, tieni questo, tieni anche il dado, ti tengo la vita. Questa operazione ci costerà 50 anni.
Ok, dai. Ok, andiamo a stringerla. Assicuratevi che il collegamento di massa tra telaio, bobina e carter motore sia adeguato. Perché sennò non fa la scintilla. Esatto. Diciamo che è una norma comune per tutte le accensioni, ecco. È una buona norma di montaggio. Ok. Quindi, il collegamento è questo. Vediamo se si vede. Ok, vai. Filo rosso, bobina, qua. Con il primo partendo da sinistra. Esatto. Filo nero che è lo statore, la bobina dello statore interna. Con il secondo. Poi questo che è il filo di massa nero attaccato al telaio della bobina esterna e al motore. Terzo cavo, terzo fasto, scusate, spinotto. E l'ultimo filo bianco che è il filo collegato unicamente alle puntine qua. Nell'ultimo. Esatto. Ok. Perfetto. Ok, fissata con l'alta ingegneria, cioè una fascetta, perfetto. Tra l'altro fatta apposta perché il supercavo della pipetta passa perfettamente, quindi ci siamo, nessun filo da fastidio, possiamo rimontare volendo anche il fianchetto laterale, ovviamente consigliamo di metterci una vite con il relativo dado autobloccante, ma noi siamo ignoranti, quindi ora ci mettiamo la fascetta. Bene, direi che possiamo provare ad accenderlo se funziona. Esatto. Se non va, lo buttiamo nel fiume. Se non va, non vedrete questo video. Ah, no! Oh, no! Come promesso, vi facciamo vedere cosa c'era dietro le quinte. Mi allontano. Senza fare l'aiuto luci, molto importante. Eccolo. Guardate bene come è fissata questa luce. Allora, incastrata nel cerchione. Ovviamente prolunghe a caso. Tirante elastico. Mezzo rotto, con un filo solo attaccato, legato a caso dietro. Però vedete, questa è Art Attack. Vediamo. Ok, allora vediamo se... Tanto se parte. Allora, la benza è aperta. Forse bisogna tirare anche l'aria perché è freddo adesso. Sì. Vediamo. Ok, ora vi facciamo vedere il montaggio del nostro sensore digitale che serve per il funzionamento, escludendo totalmente le puntine, con la Sparchevo 0 CD e con la Sparchevo 0 Battery. Qui abbiamo un motore Piaggio Ciao, e dove abbiamo lasciato unicamente montate le puntine e nuove. Nuove, ovviamente. Ve le ha fatte aprire solo per fare il video. Esatto, guardate qui c'è la scatola. Quindi like solo per questo, perché ne sacrificate. E qui c'è l'avvolgimento che serve per generare la tensione per la scintilla. L'altro è quello per le luci. L'altro è quello per le luci. A noi non serve adesso. Abbiamo rimosso giusto per fare più pulizia. Così pesa meno e va più forte. come ogni motore elaborato che abbiamo. Quindi banalmente scolleghiamo il filo che ora non è presente dalle puntine. Perché è wifi adesso. Esatto. C'è, ma nel wifi non lo vediamo. Eliminiamo le puntine. Ovviamente il condensatore non c'è, l'abbiamo già eliminato. Anche se wifi. Montiamo il sensore, questo sensore che è il nostro sensore digitale, è un supporto in plastica e nylon con inserito un PCB con un connettore, e dentro c'è, okay, l'elettronica adeguata
per fare il sensore di fase. Abbiamo questo cavetto che serve appunto per la comunicazione con la nostra centralina Sparchevo 0CD. Adesso lo andrò a montare così vediamo un po' come si posiziona. Ecco, che cosa andrà a sentire il nostro sensore? Andrà a sentire sostanzialmente, vieni più su, andrà a sentire sostanzialmente la variazione di campo magnetico di questa cam, però per farlo ha bisogno di sentire un magnete o comunque un campo magnetico che gli passa davanti, e questo è generato da questo anello, sempre di nostra produzione, che è un anello in nylon su cui sono stati inseriti un paio di magneti al neodimio, e questo anello in plastica sostanzialmente si va a inserire in un solo verso in questa cam. Il verso è quello indicato dalla freccia, che è il verso di montaggio dentro l'albero motore. Perfetto. Adesso sì. Quando sono capace. Vedi che ci sono anelli diversi per ogni gamma. Sì. Adesso per la gamma di motori Piaggio Moped l'anello è universale, perché tutti montano tutti questi motori montano la stessa, certo, cam. Poi stiamo progettando gli anelli anche per i motori Vespa o per i motori Minarelli e così via. Ci saranno anche per Califfo, Rizzato? Sì, potenzialmente, okay. Sì, altrimenti... So che alcuni cercano per quei, esatto, moped. Ma posso chiedere anche di sposare la mia ragazza con questo? Dice di sì, secondo se te? Se il dito ci passa, sì. Sì, in effetti è vero. Come Cenerentola, se va bene l'anello lo sposi, se esatto. No niente. Ok. E, comunque dicevo, per chi ha dei motori e vuole comunque usare questo sistema di eliminazione delle puntine, e l'anello non è ancora disponibile per quel tipo di motore, può anche acquistare tramite il nostro store solamente i magneti. Bello della diretta, ok. Solamente i magneti da porre sul volano o sull'albero, insomma. Ok. Quindi metteremo poi in descrizione chiaramente, esatto, i link per l'acquisto e per tutte le info che vorrete. Quindi una volta inserito l'anello sulla cam, consigliamo di aggiungere un punto di colla magari, per evitare che l'anello si muova durante il funzionamento, si sposti. Certo. Diciamo che lo spostamento che può fare è la traslazione in su e in giù, ma la rotazione non è possibile perché l'anello è disegnato con una forma ben precisa, che è la forma della cam, poi, quindi non può ruotare. Allora, la regolazione del sensore rispetto al magnete inserito nell'anello viene fatto in questo modo. Qui c'è una, non so se si vede dal video, ma c'è una lineetta, qui si vede poco magari, c'è una linea che... Provo a girare un pochino la luce. Oh no, ho grippato la luce. Lascialo così. Ok, ecco, sì, ecco, così si vede, perfetto, bisognava modificare la luce rompendola. Okay. Praticamente questa lineetta... Una sorta di canalina. Sì, è un riferimento di fase. E quando questa lineetta è allineata con l'asse dell'albero motore, siamo sicuri che in questa posizione si hanno 22 gradi di anticipo di base. Il campo magnetico viene sentito dal sensore esattamente quando il magnete, che come si vede qui inserito nell'anello, incontra questa lineetta sul sensore. In questo punto scoccherà la scintilla. Quindi in questa condizione di setup, che è molto semplice, si hanno 22 gradi di anticipo. Se io voglio ottenere un anticipo superiore, mi basterà ruotare in questa direzione il sensore, e in questo modo avrò che il campo magnetico verrà sentito qualche grado prima. E è possibile portare l'anticipo anche fino a 30 gradi in questo modo. Ovviamente la pistola stroboscopica è d'obbligo per fare questo tipo di setup. Quindi portiamoci nella configurazione standard, che è questa.
Ecco, la corretta distanza tra il sensore, il piano, diciamo, il gap che ci deve essere tra il sensore e l'anello va da un millimetro a un massimo di 3 mm. Ovviamente noi consigliamo di stare sotto i 3 mm di distanza. Una volta fatto questo tipo di montaggio, possiamo far girare il nostro cavetto in questa maniera, facendo una curva abbastanza morbida e facendolo uscire dai fori del carter originale. Perfetto. Ovviamente ricordatevi il gommino, poi. Sì, sicuramente una guaina su questo filo aiuta per la sua sopravvivenza. Bisogna proteggerlo. Se vogliamo, possiamo anche inserire una rondella attorno alla vite per far sì che la vite non si sviti con le vibrazioni. Consigliata. Sì, è consigliata. Questo è il montaggio, diciamo, tutto sommato abbastanza semplice. Molto semplice, sì. Alla portata di tutti, chiaramente. Esatto. Ok, e manca l'ultima parte. Ovviamente è fondamentale, senza questo non funziona. Montiamo il volano. Montiamo il volano e da fuori ovviamente non si nota nulla, il motore appare come in origine. E ricordiamo che questo è il primo sistema al mondo che adotta un sensore digitale e magnetico di questo tipo e funziona senza l'ausilio di batteria esterna.